Hanno aspettato 40 anni per sposarsi e hanno dovuto pianificare il loro matrimonio in 24 prima che morisse. Nonostante Pauline Manning abbia condiviso anni con il suo partner, potevano essere sposati solo per 8 giorni. Si sono conosciuti nel 1980 ad un ballo e da allora hanno capito che volevano passare il resto della loro vita insieme. In diverse occasioni hanno parlato di sposarsi, ma non hanno mai trovato il momento giusto. Pauline e Alan erano una coppia da 40 anni. Un paio di mesi fa, Pauline ha ricevuto una dura diagnosi. Aveva un cancro allo stadio terminale e aveva solo un paio di settimane di vita. Alan Christie sapeva molto bene cosa doveva fare. Era giunto il momento di cogliere il presente e celebrare l'enorme amore che avevano condiviso per così tanto tempo. Hanno parlato con i dipendenti dell'ospedale e hanno chiesto il loro aiuto. Pauline ha sempre voluto un matrimonio semplice ed è quello che abbiamo fatto. Non sarebbe stato facile, ma insieme sono riusciti a organizzare un matrimonio meraviglioso in sole 24 ore. Hanno decorato una stanza e usato lenzuola per nascondere le diverse apparecchiature mediche. Circondati dalle luci e dai loro cari, non avevano bisogno di nient'altro per la cerimonia perfetta. I dipendenti hanno prestato qualcosa di blu alla sposa, hanno portato champagne e coriandoli. È stata una giornata fantastica. I testimoni erano i figli di Pauline. Il risultato è stato così meraviglioso e commovente che nessuno poteva credere di averlo raggiunto in così poco tempo. Sebbene la salute di Pauline fosse notevolmente peggiorata, le infermiere l'hanno aiutata e le sono state sempre al fianco. Non appena la bella sposa ha realizzato tutti i preparativi, il suo viso si è illuminato e si è completamente dimenticata della sua malattia. Le cose non sarebbero potute andare meglio. Un paio di giorni dopo, Pauline iniziò a sentirsi sempre più debole. I medici le avevano permesso di tornare a casa, ma l'hanno dovuta trasferire in un ospizio. Riuscì a trascorrere altri 8 giorni con Alan prima di morire. La sua famiglia si sta ancora riprendendo da questa dura notizia, ma non smette di ringraziare le sue infermiere e l'ospedale per l'enorme lavoro svolto per realizzare il suo sogno. Sono stati giorni molto difficili con molto stress, ma hanno fatto tutto meglio. Erano gentili, compassionevoli e hanno creato un ottimo legame con Pauline. Ci uniamo alla sua famiglia in questi momenti dolorosi. Ci auguriamo che ricorderete sempre Pauline felice e bella, come lo era in quella cerimonia speciale. Sentiti libero di condividere questa nota toccante. Non è mai troppo tardi per realizzare i sogni.